per la celebrazione del centenario, perché avete scelto questo titolo? Trieste 2050, sfide e opportunità per la città del futuro. 2050 perché è una sorta di traguardo e partenza, una sorta di line, in quanto nel 2050, ad esempio, dovremo avere il consumo di suolo zero. E le sfide sono tante, sono state avviate importanti iniziative e lo vediamo. Forse è più importante il grosso intervento di recupero del Porto Vecchio e poi ci sono altre, l'infrastrutturazione della zona portuale. Qualcosa abbiamo già fatto, abbiamo dato una veste nuova, specialmente alla zona centrale, con il recupero delle facciate degli edifici. Opportunità. Generalmente le sfide generano anche opportunità. Speriamo di riuscire ad avere una città a misura d'uomo. 1924-2024, 100 anni li vogliamo festeggiare, celebrare in maniera degna. Questa manifestazione centrale che si sarà, avremo il 26 in Porto Vivo, sala Luttazzi del magazzino 26.